Ma chi è che fa che cazzo di rumore lì? Allora, faccio questo video per parlare di una mia ex che si chiama Virginia. Dio, porca madonna di Dio. E perché ne parlo? Perché visto che non ha intenzione di rispondermi ai messaggi, ora lo dico qua davanti a tutti il web. Allora, io circa sì, 2 settimane fa ero single. E questa mi impezza, cioè mi scrive su Facebook che sono carino di conoscerci e visto che era del mio paese io ci sono stato. E poi vabbè, ci siamo conosciuti così, ci siamo baciati, ci siamo messi insieme. E poi martedì scorso dovevamo fare una settimana, ma lei domenica era andata a vedere il concerto di One Direction. Porco Dio! Dio porco! Porco Dio! Dio cane! Porco Dio! E vabbè, lì c'è stato un litigio per una cazzata perché lei non mi rispondeva ai messaggi perché era al concerto. Vabbè, posso capirlo, però poteva scrivermi almeno un messaggio la mattina con scritto: ascolta, oggi vado al concerto, non disturbarmi, ok? Quello l'avrei capito. Poi però che non mi rispondi tutto il giorno, che non ti fai sentire perché devi andare al concerto, questo non mi sta bene. Ma chissà che non mi incazza, Sorvoliamo quello, comunque dopo abbiamo risolto. E poi dopo lunedì non mi ha fregato, mi ha mandato un messaggio. Io sono andato disperato da una sua amica, ho scritto alla sua migliore amica su Facebook, stavo piangendolo. Vai in mona, cortesia, simpatia, porco Dio, vai in casino, vaffanculo. Chiamata per risolvere, perché gli volevo chiedere perché si comportava così, e lei l'unica cosa che mi ha saputo dire è stata: vaffanculo! Stai spendendo soldi, mi sembra, vabbè. Poi li ha buttato giù e gli ho mandato un messaggio con scritto, adesso se lo trovo ve lo leggo, con scritto aspetta che mi fermo un attimo, aspetta che mi fermo un secondo, eh. Ascolta, devo parlarti. A me non va più bene questa situazione, nel fatto che ho sempre delle scuse per vederci e sentirci. Io a te ci tengo, lo sai, però di starci male non voglio, quindi è meglio finirla qua. E lei mi fa: io voglia. Ah, se per te è meglio, sì, ciao ciao. E poi sono andato dalle medie, lì dove sta lei, andarla a prendere a scuola al pomeriggio, e c'erano anche delle sue amiche e hanno detto con lei: ma tu, cioè, vuoi tornare con Jack o no? E lei è stata zitta e dopo ha detto no. Io mi sono messo a piangere di nuovo. Dio porco, che notizia, ma come l'ha messa dentro? Dio cane, ma via, Dio boia. Non perché sono un bambino, ma perché a me lei piace veramente. Sì. Vaffanculo! E poi allora, alla fine una sua amica è venuta da me e mi fa: no, ascolta, guarda, lei è fatta così, ha assunto cambiato idea, ha già detto di sì, è fatto così, non... cioè non penso prima di dire le cose. Mi sono distratto e sì. E vabbè, comunque una non può cambiare idea da un momento all'altro. Però vabbè. E dopo alla fine mi ha detto che lei non vuole stare insieme a me perché in estate dovrebbe andare in Puglia per un mese e dice che la distanza ci separa. La distanza ci separa. La distanza ci separa. Ma che oh! Porco Dio! Ma se io dico, aspetta che metto la canzone perché sennò non riesco ad andare avanti. Aspetta che mi fermo un attimo, aspetta che mi fermo un secondo, eh. Aspetta un secondo, va là, Dio cane. Dio cane! Ecco,
Io dico, lei una settimana fa mi aveva detto che se andavo in Puglia non ci dovevamo mollare perché la distanza non contava se due persone si amano veramente. La distanza ci separa. Dio cane! E non si riesce a capire un cazzo! Bene, allora perché mi è venuta a dire poi, mi è venuta a dire vado in Puglia e perciò non possiamo più stare insieme perché c'è la distanza. Quindi sono tutte scuse perché lei mi aveva. Ma non eri stata tu a dirmi che la distanza non conta? E vabbè, lì mi sono messa a piangere, vabbè, piango sempre quando io ci tengo una persona, lo dimostro in tutti i modi. Dio cane, Dio cane, Dio cane, Dio cane. Basta. E poi vabbè, siamo andati su un parco, io, lei e degli altri amici suoi, anche miei. E vabbè, mi ha abbracciato e dopo mi ha baciato. E io gli ho detto, ma che cazzo fai? Scusa, non stiamo più insieme e tu mi baci? E lei ha detto, sì, ma perché mi piace? Allora se ti piace, perché non possiamo stare insieme? Dio cane! E non si riesce a capire un cazzo! Vabbè, questo non si è ancora capito, solo perché lei va in Puglia, va bene. Poi alla fine mi fa, Porco Dio! trovatene un'altra così, fa dai vai insieme a Jessica Visentini, non so se avete visto delle foto che pubblico insieme a lei, è una mia amica stretta, e fa vai insieme a lei, io voglio solo la tua felicità, ma se la mia felicità è con te, perché devo andare con un'altra? E lei dopo si è presa su e se n'è andata. Poi mi ha inviato un messaggio, adesso ve li leggo. Ho Ma cos'è sto telefono, porco Dio? scritto, Jack, tu provaci con la Jessica. E io le ho scritto, vaffanculo, io amo te. E lei fa, non puoi amarmi dopo una settimana. E io invece le ho scritto, sì, invece tu non capisci, ma hai fatto così con le tue ex, perché a me mi tratta di merda, no? Poi mi sono giunte voci che ai suoi ex gli ha mandato i video mentre si faceva i ditali, ma che schifo! Porco Dio, orco Dio, orco Dio. Non venire a dire a me che non si può amare dopo una settimana che di esperienze ne ha avute più di te. E lei fa, ascolta il video è una storia che non la sai, quindi io, ok, però visto, io nonostante il video ti amo. E lei ha scritto, sono senza parole, io, ma hai capito cosa ti voglio dire? Lei. Senza le maiuscole, senza i punti. Sì, io cosa? E lei non mi ha più risposto, io sei proprio una stronza comunque se non hai niente da nascondermi. E lei non ho niente, io allora perché non mi rispondi? E lei perché non so cosa dire? Dio porco! E io, ok, mi hai solo fatto soffrire, ciao. E lei. Dio porco, se venite avanti ancora vi do un pugno! E io. Vaffanculo! Questo dimostra che di me non te ne è mai fregato niente. E lei, no, te l'ho detto anche oggi, se andare dalla Jessica è l'unico modo perché tu stia meglio, allora vacci. E ho scritto, non è vero che mi fa star meglio, solamente che lei mi ha sempre apprezzato per quello che sono. E lei, infatti vai da lei, cazzo, è qua che mi diceva vai da lei, eh. Io continuo a dire così, ma dicendo così vuol dire che non te ne è mai fregato un cazzo, e lei lo. Pensi tu, io no, l'hanno capito tutti, e lei no, e io cosa ne sai tu, me l'hanno detto, e lei contenti loro, sanno solo giudicare, io ho scritto ma ti sei vista, e lei fa, sì infatti non giudico nessuno, sono la prima a non giudicare. A me pare che sia, me la fa apposta. Io, ok, spero che ti renderai conto di che hai perso, lei sì, lo so, io, ok, sappi che se andrò insieme un'altra sarò solo per dimenticarti, mi piacerebbe sempre tu, addio, e lei fa, per sempre non credo, e l'ho scritto, credimi, ne ho la prova la Nicole e lo sarei pure te. La Nicole è una mia ex che ho fatto fatica, cioè, a dimenticarla e ancora ce l'ho in testa. E lei fa, infatti a te la Nicole piace ancora, ho scritto, mi piaci tu, idiota. E dopo non mi ha più risposto. Vaffanculo, Dio porco! Poi mercoledì mi manda un messaggio. Aspetta, metto sulla musica. Dio porco! Mi manda un messaggio con scritto ehi. E io cosa c'è? Lei volevo sapere come stavi. Da Dio, guarda, cioè, mi ha mollato il giorno prima, sto come sto, una merda. Ah, non lo so io! Madonna puttana! E lei mi fa, non starci male, io faccio quel cazzo che voglio. E lei, calmo, io, ok. E lei non mi ha più risposto, io non vedo l'ora che ci starei male tu. E lei, bene. E io, spero presto, così capisci cosa si prova, bimba di merda. Ma è possibile, porta Anna la Madonna! E lei, non vedo l'ora anch'io. E io, bello pigliare per il culo, eh. Quando poi ti succederà davvero piangerai, ma io non so, ci sarò più a consolarti.
E dopo lei non mi ha più risposto come al suo solito. Le ho scritto: sai cos'è la cosa che mi fa incazzare di te? Che impezzi appena non rispondi più, sei ridicola. La prossima volta non ti risponderò nemmeno io, così almeno capisci come ci si sente. Se non vesti. Aspettare la risposta della ragazza che ti piace sapendo che per lei non conti un cazzo. E lei: conti, altrimenti me ne sarei fregato di te e non ti avrei scritto. E le ho scritto: se contavo veramente per te non mi smollavi, non ha senso mollarmi e dirmi che ci tiene ancora a me. E lei: siamo stati... E lei non mi ha più risposto. Poi mi fa: Dio porco! Dopo un'ora. Quanto siamo stati insieme noi? Io una settimana facevamo ieri. E dopo lei non mi ha più risposto, questo mercoledì. Oggi mi ha scritto: dimmi solo la verità, stai con la Jessica Visentini? Io ho scritto: no, ma cosa ti interessa? Lei: no, mica, no, ma scherzi? Ok, dai, su, ciao. Andate in mona, Dio cane, se non mi dite quando finisce non posso mica improvvisarmi, Io ho scritto: ci sentiamo solo, ma gli ho detto che mi piace ancora tu e quindi siamo solo amici. Se non ci credi chiedi pure a lei. E poi che cazzo ti interessa? Sei stata tu a dirmi di andare da lei o sbaglio? Ve li ho fatti leggere i messaggi precedenti, no? Dove lei diceva: vai da lei se ti fa star meglio. E io gli ho detto anche che siamo lei perché devo andare da un'altra. E lei: sì, ora devo andare da mia zia. E le ho scritto: ma come cazzo te lo devo dire che non ci sto insieme? Che ci credi o no è così. Chiedi anche alla mia migliore amica, l'Emily. Non so che dirti, ma se proprio ci tieni... Dio cane! Bimba. E dopo lei non mi ha più risposto. Io: ecco, ora fai come il tuo solito, che non rispondi più. Ora faccio un video su di te e lo metto su Facebook. Vediamo se dopo hai l'intenzione di rispondermi. Dio schifoso can... Ecco, io ho fatto questo video appunto proprio per metterlo su Facebook. Dio porca madonna di Dio. E per fare capire a tutta la gente che merda di ragazza è, che, no, che in best non risponde, poi mi molla e pretende che io ami ancora lei. È una ragazza di merda, quindi ora che guardate questo video... Dio canaia di Dio! Sì, ti do della merda perché lo sei, perché cioè tu come ti permetti a mollarmi, poi a dirmi, poi a incassarti se io mi sento con un'altra? Io mi sento con chi voglio e sicuramente sono ragazzi migliori di te. Spero che lo vedrai questo video, perché invece di fare... invece se tu mi avresti risposto al messaggio e invece no... Devi sempre farla preziosa come al tuo solito, non rispondi. Prima scrivi e poi non rispondi. Questo video non sarebbe successo, ma ora l'ho fatto e vaffanculo. No, fai mona, metti una roba, tutto, metti... E mi sento con chi voglio, dato che sei stata tu a mollarmi. Cos'è che è caduto dall'altra parte, Dio? No, nessuno, Gesù Cristo, no, nessuno. Bambino. Chissà che non mi incazza, Se io trovo quello che mi ha fatto innervosire, Dio Kang, e do un pugno che gli spacco la testa. Lo troverò quel deficiente, prima o dopo, eh.